Sempre più anziani oggi lasciano le loro case per goderne un'attenzione continua all'interno di centri specializzati. L'ASP cerca di rendere speciale ogni giorno della loro permanenza attraverso molteplici attività. Una di queste è la pet therapy, trattamento che già in molte altre istituzioni è riuscito a portare i suoi frutti. Si tratta di una terapia dove il paziente trascorre qualche ora in compagnia di un animale addestrato, che permette di calmare l'ansia, di trasmettere calore affettivo e di superare lo stress e la depressione. La relazione con l'animale è importante per l'anziano, soprattutto per quello che non riesce a comunicare con il canale classico che è la parola. Quindi apre delle dimensioni relazionali differenti rispetto a quello che si potrebbe stare a tre esseri umani. Quindi noi vediamo dei grandi benefici, soprattutto con le persone molto deteriorate. Beh, è sicuramente una terapia non farmacologica di tutto rispetto, che deve essere però condotta appunto da un conduttore addestrato, con un cane addestrato, perché è un vero e proprio metodo con una rilevazione di dati e insomma un impianto metodologico che è necessario.